Allora, buonasera, benvenuti al pubblico mai così numeroso, grazie, e alla compagnia, praticamente al completo, intera, come le compagnie capocomicali di una volta proprio, ecco. E questa è una compagnia capocomicale. E poi benvenuto alla signora D'Abraccio e a Geppi Gleieses, protagonisti di Filomena Marturano di Edoardo De Filippo. Spettacolo, io l'ho visto. Io l'ho visto domenica ed è stato un trionfo al Carignan. Ieri sera l'ha visto il professor Alonge, che abbiamo invitato a introdurre e condurre questo nostro incontro, e anche ieri sera è stato un trionfo. Allora, siamo qui per approfondire, per discutere, per chiacchierare su questo grande spettacolo, un grande classico, messo in scena con grande impegno, e abbiamo chiesto a un veterano dell'Università di Torino, il professor Roberto Alonge, grande specialista di Ibsen e Pirandello, ma anche su un classico come Edoardo, avevamo piacere di avere un conduttore degno, e quindi do la parola al professor Alonge, che ci presenterà un po' lo spettacolo e la compagnia. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie a Crivellaro. Io direi che Edoardo con Filomena Marturano ha creato sicuramente uno dei suoi testi più celebri, che ha avuto anche diverse versioni cinematografiche illustri, la più illustre forse con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e quindi è assolutamente comprensibile che una compagnia importante di oggi si misuri con questo testo, se non il capolavoro di Edoardo, certamente uno dei testi più famosi. Devo dire che il testo ha una sua ambiguità, secondo me, nel senso che da un lato è una storia che affonda in quella che è la cultura del neorealismo italiano, perché è la storia di una povera donna, di una donna che vive nei bassi napoletani, che ha una famiglia disgregata e che quindi viene indirizzata alla prostituzione. E ci sono anche dei passaggi molto belli, quando c'è lo scontro con l'avvocato insomma fa valere tutte le leggi puntigliosamente, e questa donna reagisce con una sorta di grande senso di antagonismo rispetto a questa società, no? Cioè dice proprio in sostanza: a me non importa nulla di queste leggi, di questi cavilli, io non so leggere. Cioè c'è in sostanza un antagonismo sociale di questa figura di donna, che naturalmente porta in sé le ferite di una condizione sociale di miseria. E questa chiave di lettura è stata ovviamente molto seguita dalla critica della formazione marxista, perché ne vedeva, trovava lì un sentiero su cui insistere. Però contraddittoriamente, se non, forse non contraddittoriamente, ma certamente in maniera curiosamente complementare, c'è poi tutto un altro aspetto, nel senso che questa prostituta rimane per 3 volte incinta nella sua carriera, diciamo così, si rifiuta di abortire, mantiene questi figli con grande senso del sacrificio, con grandi espedienti, quindi insomma, e uno di questi lo fa anche studiare, anzi lei dice: quello ha voluto studiare, lo fa anche studiare, gli altri no. Quindi, come dire, non è che garantisce solo il minimo indispensabile, ma insomma tira su bene questi tre figli. E questo fatto, voi capite, il testo è del 1946, quindi siamo in una fase piuttosto chiusa nella società italiana, quindi questa storia evidentemente piaceva molto. Ci fu un critico, mi pare, del Popolo, che era da Trabucco, il Popolo era un giornale della Democrazia Cristiana, che insomma elogiò questo spettacolo quando venne fuori.
fuori, e poi insomma fece in modo che addirittura Edoardo e la sorella fossero ricevuti in Vaticano, perché effettivamente questa storia diventa una storia sul valore della vita e del rifiuto dell'aborto, eccetera, eccetera. Anche se poi, in un'epoca già che cominciava a diventare l'epoca della guerra fredda, c'erano dei contrasti, perché tutto il problema dei figli non legittimi, insomma, le leggi italiane erano ancora indietro, e quindi insomma c'erano dei discrezi anche su quello. Ma comunque, per dire, questo è sicuramente un testo che ha una sua ambiguità e quindi una possibilità di lettura e quindi di sottolineatura secondo del punto di vista della che abbia interessato una regista cinematografica può essere un po' strano, però la Cavagna conosceva personalmente Edoardo, e quindi insomma c'è un legame che spiega questo primo, mi pare che sia proprio la prima regia di teatro di prosa della Cavagna. Visto, io l'ho visto solo ieri sera, quindi non ho capacità di riflessione approfondita, ma direi che effettivamente si sente un gusto un po' cinematografico, nel senso che la vicenda, che nel testo originale è in tre atti, viene spezzata in una serie di frammenti, appunto un po' di stile cinematografico, che sono molto efficaci. Lo spettacolo è unico, senza intervallo, ma con dei bui, dei momenti di chiusura, insomma, tra una scena e l'altra, e quindi forma proprio un continuum, come se fosse una serie di sequenze cinematografiche. La cosa che mi ha colpito e su cui vorrei cominciare a dialogare con i nostri interpreti è che, mentre nel testo di Edoardo la scena è fissa per tutti e tre gli atti ed è questo spazio grande di una sala da pranzo, su cui però arrivano, su cui aggettano le porte di vari interni, e quindi si deve vedere Filumena davanti in proscenio a sinistra, diciamo così, sulla porta che dà nella sua camera da letto, e dall'altra parte, in contrapposizione, invece il personaggio di Domenico. E invece dietro deve avere insomma un po' la struttura di un ring, no? Quindi quattro lati, quattro angoli del ring, e dietro i due secondi, insomma, da un lato dietro Filena Marturano c'è Rosalia. Sì, Rosalia. Rosalia, e dall'altra parte ci deve essere Amoroso, che è il nostro vicino di banco. Ecco, questa è una curiosa struttura, come dire, un po' astratta, perché da un lato il testo ha una radice neorealista, e Edoardo stesso ha raccontato in diverse interviste che si è ispirato a un fatto di cronaca, quindi c'è una radice, c'è un, come dire, un segno forte di stampo realistico. Però invece questa impostazione iniziale, almeno secondo gli studiosi che si sono occupati in maniera approfondita di questo testo, ha una strana impostazione, come dire, un po' astratta, un po', qualcuno ha parlato di tragedia greca, insomma, perché c'è questa rigidità ai quattro cantoni, insomma, di questo spazio un po' astratto. Ecco, rispetto a questa scelta, invece la compagnia, non so se è una scelta della regia, ma adesso la compagnia ce lo dirà, oppure se è una scelta, un suggerimento degli attori per ragioni anche pratiche, che adesso cerco di spiegare. Gli attori, la compagnia insomma ha scelto un'impostazione diversa, cioè il primo atto si svolge nella camera, dentro la camera da letto di Filomena Marturano, mentre invece poi dopo, con il buio alla fine della prima sequenza, c'è un cambio scena e poi si ritorna effettivamente alla sala da pranzo. Allora, questo effetto, questa diversa impostazione, mi sono chiesto se serve, come dire, a facilitare, perché insomma tutto lo spettacolo è in napoletano, e quindi insomma per un pubblico che non sia napoletano ci sono dei problemi di comprensione, soprattutto perché la vicenda inizialmente ha una grande trovata scenica, nel senso che c'è una donna che ha fatto finta di essere in agonia per potersi sposare, e poi appena sposata dice no, sono guarita, sto benissimo. E naturalmente questo preambolo viene detto nel testo, viene detto in napoletano, ma non è detto che all'inizio, soprattutto prese alla sprovvista, lo spettatore capisca. Mentre invece
vedendo la camera da letto, e si vede non solo il letto, ma si vedono le candeline, i ceri davanti, e quindi si capisce meglio. Allora, però non so se questa è stata la ragione di questa scelta, che però secondo me poi ha delle conseguenze, ma di questo poi vorrei intervenire dopo. Lascerei la parola o il nostro primo attore, la primatrice, come diceva Crivellari, è perfetta, perché anche nei sei personaggi la primatrice arriva col cagnolino. È un elemento assolutamente della tradizione scenica. Se il personaggio ha fatto la figliastra, non ho mai fatto la primatrice. No, non so, vogliamo... Inaugura tu. No, questa necessità, insomma, è stata l'idea di Liliana Cavani, perché si chiedeva, intanto voleva vedere dove viveva Filumena, quindi voleva il contrasto, questa stanza, insomma, un po' di stireria quasi, come una governante, quindi voleva far vedere come Soriano trattava, cioè il rapporto, lei era una governante, messa in una stanza, un lettino singolo, con il ferro da stiro, cioè il rapporto che c'era tra i due, quindi chiariva molto l'intimità dei due, che non c'era, nel senso che arriva quello che è. Ecco. E poi proprio perché appunto forse venendo dal cinema, lei voleva vedere gli ambienti, le sequenze, cioè questo gli sembrava troppo statico, che ci raccontasse poco, ma soprattutto voleva vedere dove era Filumena, cioè la condizione sua reale, di dove viveva, come era messa nella casa, no? Gianni? Sì, allora permettetemi innanzitutto di salutare il professor Aronge e gli amici Laro, Anna, che ci hanno accolto qui splendidamente, il Teatro Stabile di Torino, che lo dichiaro, scrivetelo pure, è il primo teatro stabile italiano oggi, il primo teatro nazionale in Italia. Dice poi oltretutto uno che dirige il secondo teatro privato d'Italia, che è il Quirino di Roma, il Quirino Vittorio Gassman, ed è il primo teatro di Roma, quindi insomma qualcosa ne capisco. Ho fondato un teatro stabile una ventina di anni fa, non speriamo troppo le carte dell'età, però insomma ne ho fatte parecchie, ne ho visti tanti, vado, andiamo, in questo caso perché questa compagnia la dirigiamo, è prodotta da me, ma la dirigiamo insieme, Mariangela ed io, in grande armonia, con grande gioia, mai, raramente vista una compagnia così bella, così assortita, anche perché probabilmente Mariangela, come si dice a Napoli, un ciucci fatica con me, ci mettiamo sotto e lavoriamo, e quindi riconosciuto il dovuto omaggio, perché vero, non piaggeria, non ne avrei bisogno, il Teatro San Vittorino, il Teatro sempre pieno, il Carignano Magnifico, ha una sua produzione, il Piccolo, tanto decantato, mi permettete questa digressione, non ha più un'anima. Dopo Strehler e Roncori non ha trovato più nessuno, salvo figure secondo piano. È diretto da un signore che sta là, nonostante sia in pensione, quindi dovrebbe andare in pensione, non ci va, spesso accade in Italia, e non potrebbe essere nella situazione qui è, per carità, grande uomo di teatro, però comunque il teatro in questo momento secondo me è più vivo d'Italia, e quest'anno e l'altro, il precedente, ce li siamo fatti tutti, è certamente questo. No, perché facevo questa premessa perché voglio salutare un grande regista di Torino che poi ho anche la fortuna di avere come consuocero in questo momento, che è Beppe Navello, che tutti conoscete, che è qui. Siamo nonni insieme di una nipotina di un anno e mezzo, e anche Gabriella, la sua compagna, splendida amica, ecco. Dunque, venendo all'argomento, io ho fatto quello che fa in genere un buon capocomico, io vengo dalla scuola di Edoardo, sono un allievo di Edoardo, non so se ha fatto bene o male, a 20 anni, quando io feci due sue commedie che lui mi aveva concesso, dopo avermi chiesto di andare in compagnia con lui e io non ci andai, però gli chiesi le sue commedie e lui lo fece, non ci andai perché mi ero appena diplomato, avevo 18 anni, quindi insomma. E gli chiesi due sue commedie, prima che, dopo che sono andato in scena, avendo conosciuto gli esiti, scrisse a un giornalista che si chiamava Luigi Ricci di Paese Sera, allora c'era Paese Sera, scrisse: sappiate che io per questo giovane otto revoco il vito alle mie opere, cioè praticamente tutto quello che volevo fare potevo fare, dietro. E ringraziando Dio così è stato, perché poi
poi lui avevo lunghi conversari, mi spiegò come dovevo fare qui i ruoli, ero chi più felice me, genere nero, e mi chiese anche di mi disse anche come potevo impostare la regia. Insomma, è un rapporto meraviglioso, non mi sto qui a dilungarmi perché potrei dire tante, anche sul cattivo Edoardo, sulla leggenda del cattivo Edoardo, perché in realtà era uno che, come scrive lui nella sua commedia, il sindaco del Rione Sanità, voi tenete un difetto, come si tanti fatti. Era quello che lui dice Arturo Santaniello, colui che poi lo fa ammazzare. E quindi, da buon capocomico di quella scuola, ero un grande capocomico, devo dire l'intuizione del professor Aronte è giustissima. Bisogna pensare un attimo che se un capocomico può risparmiare facendo una scena in meno è tutto contento. Edoardo era uno molto attento, probabilmente da una parte, anche se nel film c'è, il film più bello è senz'altro, anche quello che amava di più Edoardo era quello che aveva fatto lui con Titino. Il film con Sofia e Marcello Mastroianni era un film molto divertente, molto curioso, anche molto affascinante, con due interpreti molto carismatici, diretti da un grandissimo artista come De Sica, però non era Filomena Marturà. Edoardo non l'ha amato per nulla, rifiutò di filmare la sceneggiatura e a stento gli detti i diritti per fare questa, insomma non finì benissimo quella storia, però in tutti e due i film in sostanza si vede o si immagina che ci sia una camera di Filomena. Questa è un'idea secondo me giustissima, che ha avuto forse oggi che le scene costano meno, ma meno mica tanto, insomma, di più, e gli attori pure, insomma, però comunque quest'idea ci è sembrata giustissima per far capire qual era il contesto in cui viveva, quasi come una serba, Filomena, insomma, bistrattata. Poi ricordiamoci anche che Liliana viene, è una femminista antilittera, una grande regista, ed è non è la prima che io coinvolgo a fare regie teatrali. Io ho portato al teatro Mario Monicelli nel 92, che non aveva mai fatto teatro, l'ha fatto con me per in tre occasioni. Filomena, noi abbiamo fatto con Liliana Filomena, che si è convinta, non è stato semplicissimo perché lei aveva molta paura, però lei con straordinaria umiltà si è prestata ai consigli di Mariangela, miei, di tutti noi, sia nel fare per esempio un atto unico, no? Di questi tre atti, sia nel, era un'idea che avevo già fatto in altri casi, che fare i cambi a vista fatti dagli attori in un minuto e mezzo, così scambia la scena, non dà fastidio, ci sono problemi, e anche avere, non so, qualche attore come Teo Teardo, le musiche, che è il musicista abituale di Paolo Sorrentino, che è tutto diverso da un Cotè napoletano, quindi anche straniante da quel punto di vista. Tutti questi consigli lei li ha raccolti, gli strumenti, questo deve fare poi un capocomico e due direttori artistici come siamo Mariangela e io in questa occasione, fornire gli strumenti perché poi il regista li possa cucinare, e lei li ha cucinati completamente da sola, in totale autonomia, secondo me splendidamente, con un grande sentimento ma anche con grande razionalità, e vedendo la storia, io dico che lei a un certo punto, quando noi ci ha visti in scena più che a tavolino, stati 15 giorni a tavolino, ma dopo, quando siamo andati in piedi, lei ci ha visto come in un fish eye, no? un obiettivo a occhio di pesce, per cui eravamo sempre tutti completamente inquadrati da una macchina da presa e dovevamo essere sempre tutti attivi. Per confermare questo basta chiedere alla nostra Rosalia Nunzia Schiano, attrice fantastica, che tutta l'operazione che fa dell'apparecchiatura del letto, lo disfa, lo fa, lo rimette, e là voi pensate che magari possa essere occasionale, là è tutto battuto al millesimo, come le cose che facciamo nel nostro spettacolo, che sono sempre quelle, ringraziando Dio non improvvisiamo, sono esattamente quelle che sono da 140 recite. È uno spettacolo di lungo un attimo, molto fortunato, che è debuttato a Spoleto nel 16, alla sua 140esima re, girerà ancora, andrà all'estero, andremo certamente in Argentina e poi a Buenos Aires e poi anche altrove. Qualcuno della compagnia lo sapeva, io sono riservato, sapeva mia Mariaggio qui, adesso avete avuto questa sorpresa, molto bene, dobbiamo avere conferma e proseguirà quindi anche nella stagione di 18-19, sì, 18-19. È una compagnia felice, in un contesto felice.
Allora, visto che è in vena di rivelare segreti, un segreto che mi affascina sempre, perché io mi occupo, come dire, mi interessa molto il confronto fra il testo e la messa in scena, e quindi come il copione cambia, no? Che cosa tagliano. Io ho percepito solo una battuta, sostanzialmente mi sembra che ci sia tutto il testo, però naturalmente avendolo visto solo una volta posso sbagliare. C'è una battuta che non ricordo di aver letto nel testo, ma può darsi che sia semplicemente una mia disattenzione. Ed è una battuta che piace molto al pubblico, che ieri sera ha fatto un grande applauso quando tu, possiamo darci a sapere, quando tu dici sì, hai fatto finta che eri in agonia, e lei risponde: ma io dopo 25 anni che sto con te, diventa un'agonia. Ecco, ma questa è una battuta che c'è in Edoardo o è un soggetto, come no, si dice? No, c'è una bella in Edoardo. C'è Edoardo, quella che dico io, sì, c'è Edoardo. Ma questa edizione succede spesso, questa cosa. Sono venuti a Roma, ad esempio, le professoresse, le famose studiose di Edoardo, esattamente, che conosco molto bene, avendo io lavorato molto con Luca, loro erano sempre molto presenti, che dico: Mariangela, tu puoi immaginare che noi lo sappiamo a memoria questi testi, ma ci sono delle battute che non avevamo proprio, cioè che ci sono arrivate come la prima volta. Questo per me è stato un grande complimento, perché vuol dire che c'è una idea questa nostra Filumena, cioè di tirar fuori delle cose che magari in altre edizioni non sono state notate, è una cosa, è quello che fa l'interpretazione, cioè ogni volta quando c'è un'interpretazione dovremmo stupirci e dire: ma quella cosa la sentiamo, vuol dire che c'è una vera interpretazione, quindi registica degli attori, perché questo succede spesso, ci dicono: ma quella cosa, ma anche persone appunto che ci sono nate con questo testo, dico: ma quella cosa non mi... No, devo dire che Liliana, e noi eravamo d'accordissimo tutti, ha fatto, cioè, siccome appunto non venendo da un'esperienza di teatro, ma venendo dalla conoscenza invece di Edoardo, cioè aveva grande rispetto e si attaccava molto a tutte le parole di Edoardo, cioè ci ha invitato a stare nel testo, cioè a scavare, a tirar fuori il testo, cioè per noi quello era la cosa fondamentale, stare nelle motivazioni di Edoardo, nelle motivazioni dei personaggi. Non è che gli altri non ci sono stati, ma probabilmente il lavoro di Liliana ci ha spinto ancora di più, perché lei poi, non essendo napoletana, non dava tutto per scontato. Quindi per lei le parole erano anche un po' nemiche, perché diceva: ma questo si capirà, quindi ci spingeva a... ma questo non si capisce. Poi Edoardo, io l'ho fatto tante volte, si capisce in tutta Italia, non si sa come, il miracolo edoardiano. Ero sicurissima, io ho fatto già Filomena Marturano, l'ho fatto con Valeria Buriconi, io facevo la giovane Diana. E anche lì, che poi non era napoletana, mi parlavo napoletano strano, però tutta la compagnia era napoletana. Lei è una grandissima attrice, per me fece una grandissima Filomena, a parte l'audizione, ma era grandissima. Però sapevo che l'avrebbero capito, però, giustamente, però Liliana ci spingeva a dire: dategli una portata, cioè, fatele uscire tutte, perché non tutti possono al primo ascolto capire tutto, quindi noi teniamo le parole come almeno questo che penso io, ma tutti quanti lo facciamo, come proprio dei gioielli, che sono già dei gioielli questi Edoardo, ma ancora di più, perché capiamo che non tutti possono afferrare al primo ascolto. Io inizialmente ho fatto quello che faceva Edoardo, mutatis mutandis, con le sue commedie, quando o non recitava a Napoli o lo doveva fare per la televisione, cioè una piccolissima ripulitura dall'italiano, dal suo napoletano, a una sorta di italiano regionale, lo chiamavo italiano regionale. E se uno vede l'edizione televisiva che c'è con Regina Bianchi, si rende conto del lavoro che fa Edoardo in questo senso. Io ho fatto delle piccole cose, oltretutto anche togliendo dei termini che oggi risultano arcaici, napoletani, ma che erano nel 40 in voga, tipo dei verbi coniugati tipo avarris, faciarris, eccetera, eccetera, che è già complicato capire faria, facess, figuriamoci, faciarris. Io in Napoli Milionaria dicevo parecchio di questi verbi, però devo dire. Praticamente abbiamo recitato, questo è da dire perché è anche molto. Abbiamo recitato, naturalmente questa operazione fu approvata da Mariangela,
e gradita da Liliana, abbiamo recitato tutti in quel modo. Le prove sono state anche inizialmente un simpaticissimo colloquio, dibattito tra Mariangela, che voleva tenere invece tutto il testo. Edoardo, Mariangela ha cambiato pochissimo, praticamente niente. Lei voleva essere totalmente fedele alla lettera. E Liliana che dice: ma non ci capiscono, dove andiamo? Non ci capiranno. Io Liliana, ma l'ho già fatto con Edoardo. No, l'hanno fatto in Russia con Edoardo, senza sopratitoli, ridevano e piangevano, dove ridete e piangete voi. Quindi è il miracolo di un testo riuscito così. Però un'altra cosa che succede, che è abbastanza clamorosa, che anche due persone, di cui un intellettuale di cui non posso fare il nome, ha detto: però mi è mancata molto la battuta "i figli sono pezzicori". Dovete sapere che "i figli sono pezzicori" sta in una sceneggiata napoletana che si chiama "Mamma addosta" di Mario Merlo, di cui c'è anche un figlio. Non sta, non avrebbe mai detto una cosa del genere. I figli non sapevano, quella è. Oppure "i figli sono figli e sono tutte uguali", ma "i figli sono pezzicori" non l'avrebbe fatto. Alla questione della prima scena ambientata diversamente, perché il tuo personaggio, a leggerlo diciamo così, ma poi ho visto che anche per esempio Cordelli nella recensione del Corriere, dove parla benissimo di voi, dice che non fatevi, non fate piangere tutto il cast di tutta tradizione scenica illustre, compreso a Sofia Loren e Mastroianni, però dopo aver fatto questo grande elogio della compagnia fa una serie di notazioni critiche sul testo di Edoardo che devo dire in parte mi convincono, cioè dice: questo è un testo del 46 quando gli italiani erano distrutti dalla guerra, avevano bisogno di essere consolati, e quindi Edoardo, che un po' era buonista di natura, ma comunque insomma ha ceduto a questo buonismo, e dopodiché Cordelli dice: ma insomma lei è una farabutta perché fa una cosa indegna, questa operazione che fa, ma lui ha anche ora peggio, cioè dice lui è un vizioso, figlio di un padre ricco, puttaniere, che ha passato la vita con i cavalli, con le prostitute, che persino mentre la quasi moglie, diciamo così, sta morendo e lui ci crede, si sbaciucchia la giovane amante, e quindi insomma ne autorizza un ritratto in negativo. Allora io dico, effettivamente, leggendo il testo, questa visione è insomma un'ipotesi accettabile, però poi questo problema, questo fatto crea un problema successivo molto grosso, e cioè com'è che questa canaglia poi col passare del tempo si intenerisce, vuole la paternità, eccetera eccetera. Mi sembra che tu invece, con quella prima scena in cui sei già dentro la camera da letto di lei, quindi sei in una chiave più intima, più, come dire, più coniugale, e non c'è quell'estraneità di rivali che si contrappongono sui due spontoni di questa scena prevista da Edoardo, diciamo così, in questo spazio astratto da Ring. Allora, in questo modo favorisci, cioè, come dire, la mia impressione è che tu lo fai sin dall'inizio meno canaglia di quanto è previsto dal testo, ma proprio perché fai questo tipo di operazione più facilmente lo rendi coerente rispetto alla modificazione finale, al fatto che ti intenerisce, eccetera eccetera. Ecco, non so se, allora, se sono stato chiaro. Sì, chiarissimo. Poi so bene che sei talmente preparato. Io ti ricorderò però che alla prima di Milanese di Filomena Fattunano, vedi come cambiano poi le cose, un critico di un giornale democristiano, siamo appunto sei Partito Popolare, e scrisse una invettiva, la sua critica, un'invettiva contro Filomena Fattunano, che diceva: e lei, Filomena, che ha preso per i fondelli quest'uomo, l'ha ingannato, gli ha nascosto tre figli, gli ha rubato i soldi, cioè tutto il contrario di quello che giustamente stai dicendo tu. Allora, che significa? Che veramente si può vedere sotto vario
Io non so se tu avresti avuto il coraggio nel 1946 di scrivere una roba del genere. Io non l'avrei avuta. Io scrivo, mi diletto da un bel po'. Non avrei avuto il coraggio di mettere in scena la storia di una puttana che ha tre figli, che vive e ruba in casa di una persona, ma ruba perché è giusto che sia così, che spiega perché ha rubato, che prega la Vergine per farsi dire non abortire. Io, altro che buonista, poi io, per carità, non conosco bene Cordelli, fortunatamente non parla troppo male di noi spesso, quindi no, insomma, un ottimo rapporto, però io sono convinto che tu saresti stato più vicino, sarai stato vicino a un De Monticelli o a un Ronfani, insomma, quelli non erano poeti prestati alla critica, erano critici, tu, grandi critici, ti leggevano, ti spiegavano a te quello che avevi fatto, che a volte magari non l'avevi capito nemmeno tu. Ora, è vero, io il personaggio di Domenico Soriano è quello di un grandissimo figlio. Nel senso che uno si è visto bene, si è ricreato, si è divertito sempre, donne, non ha mai fatto nulla, ha sfruttato lei sul lavoro, ha sfruttato lei come donna. La roba, cioè, se pensi che nel 55, 9 anni dopo, fecero la legge, partendo sempre da Filomena, per l'abolizione dei figli di Enem, cioè, è tutto un movimento che parte da là. Filomena ha spaccato gli argini. Addirittura sono stati ricevuti davanti al Papa, hanno fatto la preghiera alla Vergine. E che era Pio XII. Ed era Pio XII. Non era un Papa così popolare, era un aristocratico. Quella di Eduardo, secondo me, è stata una rivoluzione. Scrivere un personaggio femminile del genere, insomma, ci fa tremare le vene ai polsi. Lui ha avuto il coraggio di farlo. Poi era un uomo che era anche molto attento alle sue posizioni. Abbiamo ricordato che era, sì, in qualche modo si poteva collegare a un'ottica marxista, ma Eduardo poi sta in alcuni periodi della sua vita, mi ricordo che lui fece un carosello per la DC, per esempio, insomma, poi era un personaggio sta, pur essendo assolutamente di sinistra, ma negli anni 60 c'è questo famoso carosello che ogni tanto fanno vedere, non ti dico per chi votare, però voto per questo. Però questo non toglie nulla naturalmente la sua grandezza assoluta di artista. E quindi, ecco, sì, poi alla fine c'è una nemesi, evidentemente, c'è un finale catartico, il terzo atto, che consente anche a me, mentre Filomena è una straordinaria leonessa dall'inizio alla fine, lo resterà sempre, con degli attimi fortunatamente di dolcezza nei confronti di quest'uomo di cui capisce il Busillis e che ha aiutato a trasformarsi, e Domenico Soriano c'ha una rivoluzione di 180 gradi. Mi direte voi, è possibile? Non è possibile. Un uomo di 52 anni, dedito al vizio da quando è nato, può accontentarsi di vivere con la sua amante, trattino, serva, dopo 25 anni? La paternità, il gusto della paternità assaporato, non totalmente, perché non sai chi è tuo figlio, può bastare tutto ciò? Non lo so. Io so che nella commedia funziona. Che personalmente, come tutti noi facciamo, ho pescato nella mia memoria emotiva dei momenti di comunanza, ce ne sono tanti, mi piace che fermo, come piaceva a Domenico Soriano, sono stato a Parigi, a Londra, ho amato i cavalli, quindi sono tanti, soltanto sono un ciuccio di fatica, lavoro dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, prima nella gestione del teatro, della compagnia del teatro. Però questa vicinanza con quest'uomo e con il suo dramma e anche con il suo riscatto è stato molto molto importante, è stato molto importante e molto bello. Volevo dire, se mi consenso, ho parlato solo io stasera, mi perdonerete. No, vabbè, adesso dico una cosa. Filomena, parlavamo prima di Tina. Ti difendo. Di Tina, come credo possibile, l'hanno fatta a Napoli e io ho detto, ma come mi permette di scrivere queste cose? Nel senso che mi mettevano, facevano una sorta di paragone con Edoardo. Non è fattibile, non è giusto, io non sono un imitatore, ne ho avuti troppi, io faccio le mie cose, Edoardo faceva delle cose che erano molto più alte delle mie. Delle edizioni post, questo è il mio parere, credo di averglielo anche detto a Maria Angela, delle edizioni post eduardiane, non l'ho visto e non c'è traccia, credo, di quella di Pupella, ma quella con Regina e il film, eccetera, eccetera, e dopo di Tim,
post di Tina, post morte di Edoardo, credo che Mariangela, credo, gli è stato scritto, gli è stato detto, sia la migliore filmiera che abbiamo visto in scena. Questo è importantissimo, lei ha giocato, si è messa in gioco, ci si gioca la carriera quando si fanno ruoli di questo genere. Sul dialetto, sulla lingua, sulla recitazione, sulla forza drammatica, ha vinto la sua partita, lo vediamo, vince ogni sera. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci, perché io volevo fare Domenico Soriano e lei voleva fare Filomena Marturano. Tra le altre cose io le avevo chiesto i diritti a Luca, che me li aveva dati, alla fine degli anni 90, quasi nel 2000. Poi decisi di fare Il figlio di Pulcinella, che era un testo che mi aveva fatto fare Edoardo nel 74. Però io glielo avevo chiesto e lui mi disse, va bene, fallo fare a chi vuoi, Mariano, Filomena, ma non lo far fare adesso, sì, a Isa Danieli. Questo per farvi capire com'era Luca, un mio amico, abbiamo fatto un film insieme per la televisione, però 3 mesi di lavorazione, una persona meravigliosa, pulita e chiara. Beh, dopo 2 anni io faccio Filomena, lui faccio naturalmente Il figlio di Pulcinella, per 2 anni era anche il centenario di Edoardo. Dopo 2 anni lui dà i diritti a Isa Danieli. Perché la vita cambia. La vita cambia, le cose cambiano. Poi Isa, magnifica attrice. Quindi abbiamo la fortuna di essere due attori che hanno anche magari stili di recitazioni non uguali, fortunatamente, ma assolutamente compatibili. Io posso giocare più nella parte che mi riguarda di più, su silenzi, mezzetoni, pause, che sono anche quelli naturalmente di scuola eduardiana, sguardi. Mentre lei è una donna sempre molto forte, perché il suo personaggio non cambia ma si modula anche lei. E poi abbiamo avuto la fortuna di fare una compagnia bellissima, per esempio ho parlato prima di Nunzia Schiano, che è una caratterista fantastica, secondo me la migliore Giorgia Napoli, nel teatro napoletano, non a Napoli. Mimmo Mignemi, che pur essendo un mascalzone è un attore catanese, quindi convincere Liliana che poteva fare un attore non napoletano non era facile. E poi quelli della parte tu li presenti tu, se non faccio tutto io, Fabio Pappacena, che è, come sapete, l'avvocato, e 2 figli, e 2 dei miei figli, Gregorio De Paola e Adriano Fabio. No, io volevo dire, a proposito di questo discorso del testo che è interessante, no? Che partiva dall'osservazione di Cordelli, ma molti pensano questo magari in testa. Allora, io mi meraviglio però, posso dire, quando si parla del testo di Edoardo, che magari c'è buonismo o che magari invece è un testo appunto duro e cattivo, e come si fa ad arrivare qua a questo finale che improvvisamente buonista. Che si... Allora, io mi meraviglio perché è talmente scritto come la realtà dell'essere umano, è talmente vero quello che scrive Edoardo, che forse qualcuno non si vuole rivedere. Perché intanto c'entra la natura maschile pienamente, guarda, come c'entra quella femminile. Nella vita, allora, vogliamo pensare alla vita di... Allora, è una pièce cattiva, non è una pièce buona. Via scattivissima, le cose che si dicono sono schifose, violente, poi noi facciamo ridere perché il testo di Edoardo lo permette e lo vuole, perché Edoardo aveva questo contatto continuo con tutto. È un testo violentissimo, cattivo, cinico, con punte di volgarità tra i due che si dicono le cose veramente basse, e la realtà è dura. Però potete immaginare perché Soriano fa questo cambio? Potete immaginare Soriano senza Filomena? Cioè, non è solo che lui cambia perché è tanto buono, vede i 3 figli. Sì, certamente c'è nella parte maschile che dice questo è uno figlio mio, questo c'è. C'è specialmente in un uomo del sud, un napoletano, c'è anche l'epoca, ma tante cose. Ci può essere, ma c'è anche un lieve egoismo a poi dire no, io questa la sposavo la ragazza, ma se c'è la Filomena a farmi tutto il resto della vita, se no sono duro, devo andare a lavorare io. No, allora la ragazza sta a casa e io mi sposo più o meno. Questo l'ho detto cinicamente, chiaramente c'è dell'affetto tra i due, non è possibile, non si odiano, nel senso che si odiano perché si odiano, si sono raffreddati e congelati perché poi ha preso una strada arida il loro rapporto dal punto di vista sentimentale. Ma dal punto di vista di convivenza e convenienza funziona molto bene. È lei che lo mette di fronte a dire ok,
che ha capito che non la sposerà mai, lo inganna perché incomincia a parlare il suo linguaggio, ok, sono una troppo onesta perché ti inganno, ti faccio come sei tu e ti frego, ti ho fregato, adesso che facciamo? Ti ho fregato, tu cosa fai? Niente, Lucio me la sposo lo stesso. Ah sì? Allora dice, infatti cosa fa lei? Se ne va. Lui, 10 mesi senza di lei, la chiama, tante volte la chiama, ci sono andata tante volte io a chiamarti, quindi non è che lui diventa buono, e che si rende conto, lei se ne va via per 10 mesi, questo sfugge, se ne va per 10 mesi e si rende conto che non può andare avanti senza Filomena, non può, ma non può anche praticamente, era lei che mandava avanti i suoi negozi, le sue cose, non può anche perché dopo 25 anni anche le persone più mostruose, insomma nel caso di lui sto esagerando, hanno un'abitudine, un affetto si crea, un legame anche fatto di morbosità strane, di farsi del male, non importa, ma è un legame. Ci abbiamo troppe cose in comune, non è che improvvisamente si cambia così il patto. Lui era tutto spavaldo sicuro perché si aggiungeva a Filomena quell'altro suo secondo me. Insomma, quindi è una commedia molto cattiva, anche nel cattiva, reale, realistica, non cattiva. Perché a lui più o meno è sempre piaciuto, gli ha fatto tutto, la casa della giovane prostituta, però è una prostituta, non se la sposa. Questo Riano non si sposa una che ha preso sul casino. E questa cosa, tutta la vita sarà così, lui non si sposa quello del casino. Lei dice no, adesso il casino mettiamo da parte, io sono 25 anni con te, ho dimostrato che sono una donna, che chiedo appunto dignità, rispetto, famiglia. C'è tutta questa roba qui, non è che è buona. È una lotta per la sopravvivenza. Chi molla, chi... Io me ne vado. Mi chiami molte volte, chi ha bisogno di me. Io so benissimo che infatti quando si sposa, non è che io... So benissimo che sta sposando per vari motivi, non perché improvvisamente si è rinnamorato di me. Lui lo dice infatti, dice che ho sposato perché... Allora, mi sembra che dire per questo testo, ma che lui è un cazzone, lei è una prostituta, cioè mi sembra una banalità, perché c'è proprio, parte da una crudeltà di vita, come parte la vita di Filomena, che parte dal basso, dalla crudeltà, e lui tocca Filomena, quindi tocca anche quelle bassezze, cioè prende in casa una persona che è abituata a quella cosa lì, che a 13 anni ti dicono vai a lavorare, che non c'è niente da mangiare, quindi stiamo partendo da contenuti violenti, forti, strong, cioè, quindi che poi dopo finisca al lieto fine, ma un lieto fine amaro, non è un lieto fine due giovani o due anche non giovani, si amano, si sposano, felici, no, un lieto fine che fino all'ultimo, dimmi che è mio figlio, lei non glielo dice, finiamo sul ricatto ancora, poi lui giustamente si arrende e dice ok, ho capito, devo accettare questa situazione. Io non vedo un testo né sempliciotto né così, e poi la vita, nessun personaggio, quindi nessuna persona è fatta nero bianco, cioè lui può benissimo rendersi conto di aver fatto tanti errori nella sua vita e poi prende la strada, come io posso rendermi conto che così avanti non si può andare più e divento forse peggio di prima, cioè l'essere umano, certo, Edoardo aveva queste forti capacità, scriveva cose, perciò il pubblico l'ha sempre male, vere, cioè reali, non ci girava intorno, ti schiattellava quello che eri te, che eravamo noi, che era la società. Edoardo dichiarava sempre la società, criticava la società, metteva al centro, e quindi questo dà fastidio a chi la vede, forse anche a chi deve criticarlo, chi è duro accettare anche una figura maschile così negativa per un magari una persona che scrive di sesso maschile, cioè posso immaginare, o che legge un libro e dice io in quest'uomo non mi riconosco, chi è un coglione, un cretino. No, ti devi riconoscere perché intanto c'è proprio l'animo maschile dentro, con le sue debolezze, con le sue fragilità, con le sue anche vigliaccherie, con tutto questo mondo qui, che è diverso da quello della donna, che anche lei ha tutte altre complicazioni, che la donna è perfetta. Però siamo due mondi e purtroppo Edoardo li mette proprio... Perché questo fatto che dice, anche questo fatto, vedi come mette anche lei in una condizione reale ma spiacevole. Spessissimo una donna rimane incinta per incastrare un uomo, no? Quindi cosa mette in bocca a Filomena? Cioè, noi in Filomena, alla trama, lo sta ricattando per i tuoi figli. Quindi come vedi, poi è un personaggio meraviglioso perché poi chiaramente ha affrontato il dolore della vita, lui è più superficiale, però sta facendo una cosa effettivamente
non così bella. Ma non importa, va fatta per ottenere, per prendere, per direzionare probabilmente un uomo in questo momento, che poi quando sarà più anziano mi ringrazierà. Vi ringrazierò perché non sarà solo con uno stupido con la ventenne di turno, ma avrà una donna solida accanto che ha scelto bene. No, questo volevo dire. Però c'è una battuta proprio di Filomena quando rievoca, come dire, il concepimento, no? Lì dice: tu hai spento la luce e io ho sul mio biglietto scritto. E poi dice proprio, adesso non, tu sai meglio di me le battute, dice qualcosa, perché lui se n'è andato con i cavalli a Parigi, a Londra, e io sono rimasta lì come una santa, come dire, non ho avuto rapporti con nessun altro perché volevo la certezza che fosse figlio tuo. E questo è molto delicato, però uno dice, ma come, lui è un lavativo, la tratta come una schiava sessuale, e lei invece è innamorata e quindi vuole che quel figlio sia preservato per lui, perché, come dire, fa il vuoto intorno perché si assicura lei che sia protetto. Certo, pensa quante cose in questo testo che sia per scontato. Invece, lei, allora partiamo dal presupposto, lei ama profondamente Soriano, cioè è l'uomo della sua vita, questo è chiaro. Cioè, lei che è una donna, anche penso è stata piacevole, desiderata, non ha, uno l'ha sposata. Sì, no. Lui per primo, allora intendiamoci, lui che va nel al casino e mette su una casa per lei, perché tu sei solo per me, cioè sei la mia puttana, non so come dire, la mette lì per parecchi anni, la paga, la mantiene, cioè vuol dire che gli piace quello tanto, perché dovrebbe pagare una persona così e tenerla lì? Proprio, gli piace proprio sessualmente, cioè la attira, c'è cioè una forte attrazione, c'è stata tra di loro una forte attrazione, cioè una roba forte, anche di sentimento forte, perché tu non mantieni una persona, una puttana presa dal casino anni e anni, poi la porti a casa, che all'epoca poi... E lei dice, chi se ne frega, voglio Filomena a casa, cioè affronta questa cosa, però poi a un certo sposare no, cioè non arriviamo troppo, cioè, però per dirti, lui anche fa dei grandi passi per avere Filomena, cioè si espone, perché lo sapranno che ci sta pagando la casa la prostituzione, cioè, gli entourage, gli amici, cioè, quindi è parte da una grande, questo ce lo siamo detti anche con Liliana, da parte da una grande storia d'amore, soprattutto da parte sua cosciente, lui molto fisica, prima, molto un'attrazione per lei, è, perciò è una grande storia d'amore. Per Filomena è l'unico uomo, perciò quando dice questa me la sposo, lei vede tutta la sua vita distruggersi, quindi si inventa qualsiasi cosa per cambiare la realtà. Mi sembra, insomma, pieno di roba questo testo, che da dove si vede... Un punto difficile, e veramente non si capisce qual è il figlio, perché c'è una battuta che mi sembra strana, che è quello che fa il cambiaio. Dice, ma io mi sono messo a fare le cose delle camicie perché facevo l'amore con una camiciaia. E questo tu ti illumini. È l'unico punto di contatto. Perché come dire, c'è questo elemento, o no. Ed è l'unico che va via quando vede il passaggio. Sì. È quello che se ne va via, no? Che ha una reazione irritata. Sì. Guarda, io e la... poi la cosa curiosa è che lui, l'attore che fa, è lui, no? È vestito un po' come te. Questa edizione potrebbe essere l'unico figlio, lui che biondo essere, guarda. Sì. Ma ci sbagliamo così. Potrebbe essere mio figlio. Potrebbe essere tuo figlio. No, ma mi chiedo se. Allora, ti dico quello che mi disse una volta Regina Bianchi, che è stata una mia madre artistica, che è stata, che ha lavorato con me per anni. E naturalmente è stata una grande Filomena. E lei mi disse, Geppi, tu non puoi capire, venivano con le banconote da 10.000 lire per farmi dire chi era il figlio, e io li dovevo convincere, ma non devo avere niente, non lo so, non lo sa nessuno, non lo sa nemmeno Eduardo, non lo sapere chi è il figlio. Quindi in questo caso c'è una rassomiglianza fisica, e certo l'unico punto di contatto che riesce a trovare, anche perché sono stonatissimi gli altri, però le donne piacciono a tutte e tre, e poi se li studia, no? Qua c'è, secondo me, ne abbiamo anche parlato, un errore che si può riscontrare nella
tutta la commedia, un errore da un errore di sintassi teatrale. Non mi dimentico. Lei è ignorante, è analfabeta, e come che manda tre lettere? Se le fate scrivere, ma quello potrebbe essere. Ma l'errore vero, se ci pensi bene, è un altro. Quando lei dice, mo si chiamano un uomo mio, e poi si chiamano un uomo. Ora ti pare che tre persone che si chiamavano di cognome Marturano non si stupivano di andare a casa di Filomena Marturano? Che tra di loro non si conoscono, quindi non si capito, ma là come tu come ti chiami? Marturano, Marturano, Marturano. Quello è molto strano. No, ci dovrebbe essere una reazione per far capire come dici tu. Quando io dico a loro per la prima volta, e io so che è casa Filomena Marturano, loro dovrebbero avere un... Però loro, lui non... Cioè loro, questo, lui non sa che l'altro si chiama Marturano, capisci? La può avere, in che senso la può avere? Perché non si conoscono, quindi non sanno che hanno lo stesso cognome. Capisci? Quello è il casino, cioè non possono avere una reazione comune. Se si chiamassero, secondo me è un errore, basta. A mio avviso, perché è un semplicissimo errore, anche una fesseria, ma giusto con una curiosità. Però si devono... Ce ne siamo accorti noi, come essere vero quello che dice lei, che loro rispettivamente non si conoscono e non sanno che si chiamano Marturano. Sì, ma sai perché non è solo questo. Quando lei va dal camiciaio, no? Allora, se lui lo sa che lei è Filomena Marturano e che lui è un omonimo, no, dicono, evidentemente dicono signora, no. Allora, come dice Maria Angela, quando glielo dice io so Filomena Marturano, allora è chiaro, dovrebbero avere dei segnali. Però capire. Tra di loro non sanno che l'altro si chiama Filomena. No, ma anche dovrebbero avere ognuno per conto proprio. Invece la reazione non ce l'ha, sì, né è scritta. No, ognuno per sé potrebbe avere... Oddio, si chiamano come me questa signora, io sono la madre, se poi dici... sì, però loro tra di loro non lo sanno. Però loro si chiamano Marturano perché non sono figli di Enne, cioè hanno un cognome, quindi gli avrà dato il suo, per forza. Però risultano inverosimili di altre cose, capito? Quello, la mancata reazione, il fatto che non ce lo dicano. No. Fesserie, possiamo parlare. Ormai si analizza, è chiaro. Ci sono domande? Si è visto che un classico non è classico per niente. Ci sono delle ragioni per cui un classico è un classico. Se mi permettete, visto che un'ora è passata, io quasi concluderei, poi magari chiediamo si se qualcuno vuole intervenire. Io sono Agostino Pannone e interpreto Umberto, uno dei tre figli, lo studente. Io sono Elisabetta Mirra e sono Lucia, la cameriera giovane. Io sono Ilenia Oliviero e interpreto, è difficilissimo questa parola, faccio sempre difficoltà, interpreto Diana. E poi non si Bravissima. L'altro lato l'abbiamo già presentato. Quindi stava dicendo. Volevo ricordare, probabilmente Geppi lo sai, ma Filomena parte da Torino. Questo ci sfugge da Torino. Vi sfugge? No, interessante. Posso contestarlo? La prima... Te lo contesto. Voi avete in mente, parte da Napoli ovviamente. No, la prima è stata al Teatro Politeama di Napoli nel 1946. La prima edizione del testo è sul dramma di Lucio Ridenti, la rivista torinese che allora era popolarissima ed era appena rinata perché nasce nel 25. A proposito di una gran parte di questa discussione, Ridenti è il primo che sdogana la drammaturgia di Edoardo napoletana, che viene temuta, considerata come un fatto regionalistico, e la pubblica a livello nazionale 10 anni prima che poi se ne impadronisca la casa editrice in Napoli, tra parentesi. Quindi è Lucio Ridenti, e un po' noi vi siamo gratissimi del complimento che hai fatto al Teatro Stabile di Torino, ma forse anche lì e delle cose hanno delle ragioni nel passato. Un pubblico così fedele, un pubblico maturo, ha
qualche ragione nel pubblico torinese, che di generazione in generazione si ritrova anche questa cosa, il dramma di Lucio Ridenti, che era la rivista più importante nazionale, era torinese, e quando pubblicò Filomena Marturano ne pubblicò anche la traduzione. Bene. Pensa che c'è la traduzione, perché voi vedete, qui c'è la copertina di Aligi Sassu, quindi una grande copertina, figurata col personaggio della protagonista, il copione vero in napoletano con questa lunga didascalia della scena che il professor Alogge sottolineava, delle foto stupende della prima edizione con Edoardo e Titina, numerose foto, e poi i cavalli, guarda che trovi anche qua i cavalli che troviamo nel quadro, che sembra, cos'è, un quadro di Savinio questo? Sì, no, no, è un finto. È un finto Savinio. Tra Savinio e De Chini. Ecco, una roba. Però Savinio, bravo. Ecco, Savinio. E poi Filomena Marturano, commedia in tre atti. Questa versione italiana è soltanto indicativa. Non fa testo e non può essere usata per la che per la consultazione. Quindi, evidentemente, Ridenti ha convinto Edoardo, e su abbiamo le lettere, perché noi pubblicheremo tra poco le lettere del carteggio Edoardo Ridenti, della fortuna, diciamo, del primo Edoardo drammaturgo, in cui scrivendosi dice ma qui dobbiamo trovare un modo per agevolare, e quindi probabilmente la messa in scena di Liliana Cavani ha in qualche modo sentito che questo inizio così brusco in napoletano stretto, per dire ma cos'è successo, quale sarà il retroscena, credetemi, con la camera da letto, le luci accese, tutto si capisce tutto meglio, diventa tutto più comprensibile. Sì. Io volevo approfittavo di dire una cosa, che ricollegandomi a quello che dicevi tu, non l'avrei detto se tu non avessi detto questo, ma come poi è fatta di corsi e ricorsi tutta la nostra storia teatrale, no? Di attori, di capocomicanti, di messi in scena. Io ho finito di provare la prima parte delle prove del Piacere dell'Onestà di Luigi Pirandello con la regia di Liliana Cavani. Abbiamo fatto, poi adesso lo riprenderemo e poi lo butteremo alla Pergola nel mese di marzo. Allora, io spero naturalmente, mi auguro fortemente di portarlo a Carignano. Ma è dovuto! Dovuto. E il gioco delle parti, Piacere dell'Onestà, ha debuttato, interpretato da Ruggero Ruggeri nel 1917 al Carignano di Torino. E i due teatri che poi lui fece subito dopo sono i due teatri che coproducono questa edizione, e cioè la Pergola di Firenze e il Quirino di Roma. Quindi speriamo di completare la triade, ma è nato qua con Ruggero Ruggeri nel 17. Esattamente un secolo. Questo tema del, non lo dico perché mi ha trascinato, ma questo tema dei figli adottivi che devono essere considerati come buoni, come quelli carnali, è un'idea appunto pirandelliana, siccome in Edoardo tiene presente molto Pirandello, è chiaro, Pirandello sono continuamente. Piacere dell'Onestà è bruttissimo, no? Perché lì è proprio, come dire, San Giuseppe e la Madonna, no? Cioè, è lo schema classico. Ma che poi, no, in vari modi, tutto per bene, sì, per San Giacomino, matrimoni riparatori, di tutti. Sì, è vero, vabbè. È tutto. Chiudiamo. Allora, grazie. Vostro e anche del Teatro Stabile di Torino, tutta la compagnia di Filomena Marturano, ringraziamo il professor Alogge. Rammento tra l'altro che nel calendario, mentre il prossimo appuntamento è il 15 con Lacci e Silvio Orlando, a proposito di Napoli, insomma,
Nel calendario c'è anche una presentazione di un libro di atti del convegno che abbiamo fatto l'anno scorso sul dramma e i cuccioridenti con l'università, perché questo incontro, questo appuntamento, tutto il calendario, un po' tutte le attività che lo stabile svolge, cerca di farle in collaborazione con l'università, che ringraziamo, alla quale siamo grati, per cercare di coinvolgere non solo il pubblico maturo di una certa età, ma anche sempre più studenti, sempre più giovani. Purtroppo li vediamo così così, degli abbonati ne abbiamo moltissimi, ma qua c'è nessuno. E insomma, coinvolgete i vostri colleghi e trascinateli anche a questi incontri di approfondimento che, se non danno crediti, servono a maturare, e servono a capire meglio il tema. Ce ne sono di ragazzi, ma gli over 50 è un'immunità, no? Questi ragazzi.